aria? Beh, sono in piazza oggi perché penso che parlare di guerra nel terzo millennio è assolutamente impensabile. E io sono per, ovviamente, per la pace, ma perché è estremamente naturale fra esseri umani essere per la pace. E trovo che quello che sta succedendo, ormai non so, faccio il conto, 8 mesi circa, come tutte le guerre tra l'altro la stanno pagando le persone normali, i lavoratori, le persone che vivono nel disagio, perché da quando è scoppiata la guerra siamo in un'economia di guerra che per quanto ci riguarda a livello sindacale si è non solo già mangiata gli aumenti contrattuali del contratto stipulato soltanto un anno fa, ma sta continuando ad erodere la capacità delle persone di poter vivere normalmente, di consumare quello che è normale per le famiglie. E quindi credo che in tutti questi mesi non si sia assolutamente cercato un tavolo per la pace. Il nuovo governo ha annunciato il ben sesto decreto per inviare nuove armi e con le armi sicuramente la guerra non tacerà. E quindi è per questo che siamo in piazza. Perché stop alla guerra, stop alle armi, stop alla produzione delle armi. È così assurdo distruggere quando ci sarebbero tantissime cose da fare, a partire dal clima, che è la cosa fondamentale in questo periodo. Beh, sicuramente, diciamo così, peggiorano ulteriormente il costo della vita di una speculazione che già era presente prima da parte delle multinazionali dell'energia, ma naturalmente tutto questo aumenta ancora di più questo problema, oltre che naturalmente si stanno spendendo enormi quantità di soldi, anche pubblici, a favore ovviamente dell'industria delle multinazionali delle armi, con cui anche il nuovo ministro degli esteri ha un qualche piccolissimo conflitto di interessi, e ovviamente anziché utilizzarli per la sanità e la scuola pubblica che stanno cadendo a pezzi. Alberto Valeriani, diverse associazioni. Siamo qui in piazza perché da noi a Colleferro, in provincia di Roma, è attiva la fabbrica di armamenti dal 1912, è una delle prime industrie esplosivistiche. Abbiamo purtroppo partecipato a tutte le guerre che ci sono state da allora fino a oggi, ancora oggi si continua a produrre, ci sono state produzioni di cluster bombs, produzioni di mine antiuomo, produzioni di armamenti letali come vettori per armi chimiche. Quindi noi siamo qui per cercare di dare una risposta all'umanità. Purtroppo abbiamo contribuito in questo modo e in qualche modo dobbiamo noi dissentire continuamente su questo versante. Macchinista ferroviere a sostegno della pace. Ecco, ci spieghi un po' qual è il tuo punto di vista sul conflitto in Ucraina. Non è un problema solo dell'Ucraina, ci sono 59 guerre in corso nel mondo e penso che l'attenzione vada posta a quello e al pensiero di quanto si spende in spese militari e in armi e quanto si potrebbe fare invece con quei soldi per sconfiggere la fame nel mondo o altri problemi che affliggono la società. Ecco, ti chiedo, voi siete del settore agroindustria, giusto? Ecco, ti chiedo quali sono gli effetti che riscontrate di questa fase di crisi e di guerra sul vostro settore? Il primo risultato negativo tangibile è il fatto che abbiamo un aumento delle commodities agricole, in primis il grano, e quindi questo ha risvolti molto negativi anche nelle produzioni di trasformazione alimentare nel nostro settore. Dopo c'è un altro problema dove l'Ucraina è il primo esportatore di grano nei paesi nordafricani e quindi temiamo anche da questo punto di vista un'ondata di migrazioni dai paesi subsahariani nel nostro paese in maniera incontrollata, visto e considerato il fatto che oggi l'Italia non ha un piano strategico rispetto al tema delle migrazioni, in un contesto naturalmente globale, in un contesto europeo.